Buongiorno. Ciao Giorgio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Bene, ci siamo. Quando la dottoressa De Goi mi dà un ok, possiamo cominciare. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno, Avvocato Valle. Molto bene, adesso qualche minuto ancora. Credo che buongiorno ai colleghi che vedo nella chat. Voi mi vedete, credo. Sì, noi sì. Vedo bene, ti sento benissimo. Magnificamente. Bene, allora, dottoressa De Goi, attendo una green light. Allora, aspettiamo ancora qualche minuto, appunto. Il collega Renzella. Collega Renzella, arriva, eccolo qua, un secondo. Eccomi, sì. Sì, va bene, perfetto, grazie. Vado, arriverà poi Renzella successivamente. Allora, benissimo, la green light è arrivata, volevo salutare tutti, buongiorno. Grazie di essere intervenuti a questo webinar in materia di tema di previdenza e infortuni. Il webinar è organizzato dalla Commissione Lavoro dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che ho il grande onore e piacere di molto modestamente coordinare. La funzione è quella di occuparsi dei temi più generali di diritto del lavoro nei nostri ambiti e di cercare di trovare in un momento così complicato qualche soluzione. È per questo che i colleghi che mi aiutano in questa importante fatica hanno con me determinato anche i titoli dell'incontro di oggi. Abbiamo parlato tantissimo di Covid, abbiamo fatto degli incontri in precedenza, tutti improntati a quella che è la tematica della sicurezza, per fronteggiare una situazione di pandemia che ci ha,
veramente chiusi. Io stesso avrei voluto oggi potervi vedere tutti, addirittura 251 partecipanti e anche una diretta su Facebook che mi fa molto piacere, mi inorgoglisce, perché spero in questo modo di poter in un qualche modo farvi sentire e sentirmi io con voi vicini e uniti, anche se il distanziamento ci impone di non poterci ancora frequentare. Io cerco di essere ottimista, sono convinto che le cose si supereranno, che ci saranno delle grandi positività, che ricorderemo questi momenti anche come qualche cosa di particolare, di positivo. Ecco perché oggi io ho pensato di avere accanto a me, e ringrazio particolarmente i relatori da un lato e tutti i partecipanti dall'altro. Il tema di oggi è un tema un po' diverso sempre dalla questione del Covid, poi per carità di Covid si parla sempre, però il primo tema è quello degli aspetti generali, degli spunti di riflessione sulla cassa. È un tema molto particolare in un momento così difficile, perché gestire una cassa privata non sarà facile, ma di tutto questo non è facile, e di tutti gli aspetti anche tecnici, giuridici, ci parlerà la collega amica Francesca Maria Valle, membro anche lei con me della Commissione Lavoro dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e tra poco si collegherà anche l'avvocato Renzella, che è un delegato di Cassa Forense, che ci dovrebbe parlare degli aspetti della società tra avvocati. Alla fine della giornata avremo la relazione del collega e avvocato Lucio Liguori, un tema molto importante, che è quello sulla gestione degli infortuni sul lavoro, che in questo momento ha avuto un momento direi molto particolare, anche perché abbiamo sentito dire tutto il contrario di tutto, no? Poi ci dirà meglio il collega Liguori, anche egli membro della Commissione Lavoro dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Devo dire che con tutto l'entusiasmo possibile, tutta la forza che ci è data da una situazione di difficoltà, la nostra attività va avanti anche per gli anni a venire, speriamo. Comunque, senza correre tanto lontano nel tempo, sono già fissate le date per i webinar dei mesi da gennaio a giugno del 2021, saranno organizzati, e quindi avrete poi comunicazione attraverso i sistemi che ben conoscete, tutti i temi che verranno trattati, che possono essere anche tantissimi, variegati tra di loro. Prima di dare la parola all'avvocato Valle, lasciatemi però dire che in questo momento dobbiamo noi fare qualcosa di forte, riunirci, tenerci forti l'uno accanto all'altro, ma non tanto perché questa è stata sempre la caratteristica di una professione che, ripeto, che mi permetto di ricordare che è una professione di pubblica utilità, lo dice anche il codice penale, se non vado errato, l'articolo 359. Ma perché credo che sia un momento in cui noi dobbiamo, ecco, ringrazio l'avvocato Renzella che vedo adesso, eccolo qua, ciao Roberto. Buongiorno a tutti, buon dia a tutti. Quindi stavo dicendo che non tanto per un motivo di coesione, ma perché la funzione che noi dobbiamo svolgere nei riguardi dei consociati è una funzione importante. Ricorderete che nel primo lockdown ci fu l'interruzione, la sospensione, fu decretata la sospensione, decretata. DPCM non sappiamo bene cos'è, noi giuristi lo dovremmo dire, ma è un non provvedimento, ecco, detto così. Poi magari in un altro momento, con l'aiuto di qualche eminente costituzionalista, come si inserisce questo concetto nel nostro ordinamento. Ma detto questo, e per non perdere ulteriore tempo, è evidente che dobbiamo aiutarci tra di noi, sia per rendere un servizio ai nostri consociati, quindi a tutta la popolazione, sia per cercare in un qualche modo di capire dove va questo nostro sistema di gestione affidato appunto ai DPCM, e che sono frasi che pronuncio io, di cui mi assumo ogni e qualunque responsabilità,
mi sembra che proceda un po' a tentoni, quindi viviamo nell'attesa di un DPCM che ci dica qualche cosa, che forse arriva, forse non arriva. Attualmente, lo dico per quello che può valere, non vi è sospensione dei termini processuali, quindi dopo il lockdown, cioè dopo la sospensione fatta con i precedenti decreti, i processi, i termini ordinatori per entrare sono tutti ricominciati a decorrere. Questo lo dico perché qualcuno mi ha telefonato dicendo: ma è sospeso? Non è sospeso niente, ma allora il tribunale non funziona. Ma questo è un altro paio di maniche, di fatto, quindi dovete lavorare, dovete fare il vostro lavoro. Detto questo, non vi voglio annoiare ulteriormente. Ringrazio la collega e amica avvocato Francesca Maria Valle, le cedo la parola per il tema cassa avvocati, aspetti generali e spunti di riflessione. Grazie Francesca, a te la parola. Grazie Giorgio e buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui con voi oggi e di poter trattare e avvicinare un tema che è strettamente previdenziale, quindi abbiamo voluto proprio in seno alla Commissione Lavoro dare questo taglio anche all'intervento di oggi, e che vuole però essere di facile consultazione, vuole essere uno strumento utile e anche snello per poter ricostruire brevemente quelli che sono i principi generali della contribuzione e dell'attività, quindi di cui si occupa la cassa per i suoi iscritti, in particolare quelli che sono i temi previdenziali e assistenziali. Ringrazio anche ovviamente il delegato alla Cassa che è qui presente con noi e che ci farà poi l'onore del suo intervento. E in questo senso ora cerchiamo di vedere insieme. Ho fatto qualche slide proprio perché per poter in qualche modo rendere più semplice lo scorrimento di questi temi, perché sono particolarmente tecnici e magari in parte anche di difficile comprensione, o comunque sono un pochino più lontani dal quotidiano, quindi magari una slide può aiutarci un po' a chiarire, a trovare subito l'appiglio, insomma, per ricostruire bene la fattispecie. Allora, per prima cosa, semplicemente uno sguardo a quello che è l'istituzione della cassa, la cassa forense. Che cos'è? La cassa è un ente di previdenza ed è ente di previdenza e assistenza ed è un ente privato. Privato, quindi un ente che è costituito sotto forma di fondazione e si occupa della gestione di quello che è il sistema previdenziale di noi avvocati. È una fondazione, quindi ha autonomia gestionale, un'autonomia organizzativa e autonomia contabile. Seppur dotata di questa grandissima autonomia, è sottoposta alla vigilanza ministeriale. E questo perché? Perché ovviamente tratta temi previdenziali e gestisce versamenti contributivi, così come si cura di attività assistenziali. Quindi ha un interesse di natura pubblicistico e in questo senso il controllo e la vigilanza del Ministero sono passaggi necessitati. Sulla privatizzazione abbiamo detto, quindi le casse professionali sono enti gestori di previdenza obbligatoria. In questo senso ricordiamo che i versamenti alla cassa per noi iscritti sono versamenti obbligatori. Quindi quello che costituisce, possiamo trovare un'analogia, l'INPS per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, per i commercianti, per gli artigiani, quindi l'ente nazionale che gestisce i versamenti contributivi ed eroga gli assegni pensionistici, per noi è cassa forense. Quindi per noi avvocati l'unico ente, punto di riferimento per quanto riguarda l'erogazione futura del nostro trattamento pensionistico, è la cassa. Ora, abbiamo parlato di contributi. Nel dettaglio, che cos'è un contributo previdenziale? È un versamento in denaro, lo sappiamo bene, ed è effettuato dal soggetto, in questo caso per noi ovviamente si tratterà dell'iscritto libero professionista, per il caso dell'INPS che abbiamo trattato prima sarà lavoratore dipendente. E il versamento viene effettuato perché si possa beneficiare al termine dell'attività lavorativa o in caso di particolare, come nelle pensioni più specifiche volute per l'invalidità e le non abilità, perché si possa beneficiare al termine di un trattamento pensionistico. Però l'altro grande ramo di intervento della cassa non è solo
il mondo previdenziale, ma è anche tutta la parte che attiene alla copertura assicurativa, quindi cassa ha due funzioni fondamentali. Il contributo che viene versato alla cassa è un contributo che copre due elementi che normalmente, per esempio, per il lavoro subordinato vengono invece gestiti da enti diversi. Abbiamo quindi il contributo previdenziale, come detto, che rappresenta la materia su cui poi verrà erogata la pensione, e il contributo assistenziale per quello che riguardano gli interventi di tipo assicurativo, che per esempio nel caso di alcune prestazioni per lavoro dipendente potrebbe fornire l'INAIL. Quindi quello che fa cassa è quello che fanno enti diversi per i lavoratori dipendenti, mentre cassa svolge per intero l'assistenza e la previdenza per i propri iscritti. I contributi non hanno natura tributaria, questo va ricordato, perché il versamento contributivo non è un versamento in termini di tributo, non è una tassa, quindi non ha niente a che fare con l'attività di versamento contributivo, di versamento fiscale, ma ha semplicemente natura di prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente a finanziare gli oneri del regime previdenziale dei lavoratori. Quindi solo in questo senso possiamo comprendere la finalità del contributo e come cassa poi li gestisca. La previsione normativa per la quale la cassa può erogare e può gestire i trattamenti previdenziali è addirittura costituzionale, quindi all'articolo 38 della nostra Costituzione troviamo una previsione che vuole che proprio che i lavoratori abbiano diritto ad essere garantiti e assicurati di mezzi adeguati per le loro esigenze di vita, cioè in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione. Quindi la previsione è di rango costituzionale e la materia viene per lo più approfondita in una serie di regolamenti che hanno natura di legge ordinaria. Ora, l'attività recente è stata quella di voler accorpare circa una decina di regolamenti che negli anni si sono succeduti, e con questa grande opera di semplificazione la Cassa ha portato a compimento questo impegnativo progetto di raccolta di tutta la normativa regolamentare, che ora è unificata in un testo unico che ancora non è stato pubblicato, ma che è stato approvato il 21 gennaio del 20 dai delegati e che è già stato vagliato dal Ministero del Lavoro nel luglio del 2020. Entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a decorrere dal primo di gennaio del 2021. Quindi quello che oggi andremo a valutare, a vedere, già prende le mosse da questa nuova, o meglio, da questa riformata normativa che è confluita nel testo unico. Allora, il testo raccoglie l'intera materia della previdenza forense. Si compone di 88 articoli e vuole armonizzare tutte le norme previgenti. Risulta sicuramente di consultazione più agevole, poi di assoluta concentrazione. Avremo quindi all'inizio una parte dedicata all'iscrizione, alla retrodatazione, alla cancellazione, alla sospensione, poi una serie di norme, tra cui quelle sul modello 5, sui contributi, su alcuni istituti particolari che vedremo fra poco, quali riscatto, ricongiunzione e totalizzazione, e poi al centro tutta la normativa sulle prestazioni previdenziali. Al termine una parte dedicata alle sanzioni e alla disciplina speciale. Allora, la cassa ha dei principi ovviamente fondanti e delle finalità specifiche. Allora, l'iscrizione è un'iscrizione obbligatoria, quindi tutti gli avvocati esercenti l'attività forense, l'attività professionale, debbono essere iscritti alla cassa. Esiste un criterio fra proporzionalità della contribuzione, posto che il principio fondante la cassa è un principio di natura solidaristica, che significa che cassa garantisce un trattamento a tutti i propri iscritti in base ovviamente ai versamenti compiuti nel corso dell'attività professionale, ma garantisce anche una equa distribuzione in base alle
eventuali necessità di alcuni iscritti che si trovino per esempio in stato di bisogno, garantisce situazioni di disomogeneità di reddito e nello stesso tempo tratta con egual rapporto sia chi versa ovviamente somme più rilevanti sia chi abbia una vita professionale con versamenti più ridotti. Quindi il principio solidaristico investe la cassa fin dalla sua, per la sua natura fin dalla fondazione. Come abbiamo visto ha un'autonomia organizzativa totale, quindi dal punto di vista previdenziale, e garantisce forme di previdenza sia integrativa che complementare. Dunque, veniamo alla comunicazione famosa, comunicazione obbligatoria del modello 5. Con il modello 5, che ben tutti noi insomma conosciamo, gli iscritti devono comunicare al proprio ente, telematicamente ora ormai, il proprio reddito professionale netto, dichiarato sia ai fini IRPEF e poi il volume d'affari dichiarato ai fini IVA. Questo perché? Perché cassa con la con le comunicazioni effettuate tramite il modello 5 consente, viene a disporre di tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della propria attività e della propria gestione previdenziale. Quindi il modello 5 è in primo luogo una dichiarazione di quello che è la propria posizione per la valutazione poi di quelli che sono gli ammontari dei contributi. Ora veniamo ad alcuni istituti particolari o comunque che consentono diciamo di omogeneizzare i versamenti contributivi nel caso in cui siano manchevoli in parte o si vogliano ricongiungere poiché versati in enti diversi, in enti di gestione diversi. Il primo istituto che probabilmente molti conosceranno per averlo utilizzato in caso per esempio di riscatto del corso di laurea, è un istituto utile per aumentare figurativamente l'anzianità contributiva. Quindi che significa? Può verificarsi il caso di chi abbia versato contribuzione per una serie di anni nel corso della propria attività professionale e desideri recuperare alcuni anni nel quale i versamenti non sono stati effettuati. È possibile quindi con l'istituto del riscatto figurativamente ricostruire l'anzianità contributiva, quindi riscattando un tempo precedente, di solito si tratta o della laurea o nel caso del servizio militare oppure dell'attività di praticantato quando non era stata coperta dal versamento contributivo. In questo caso è possibile per ogni iscritto ricostruire e quindi completare la propria anzianità contributiva, questo per raggiungere per esempio prima i limiti e i requisiti per il pensionamento. E verranno quindi, come vediamo, tutti gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto considerati come periodo figurativo di effettiva iscrizione. Figurativo quindi perché effettivamente non sono stati lavorati ma sono ricostruiti dal punto di vista astratto e contributivo. Poi abbiamo tre istituti che sono la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo, che sono funzionali alla ricostruzione del trattamento pensionistico con un unico ricreando un'unica posizione, mi spiego. Per la ricongiunzione è utile la ricongiunzione per riunificare presso quella che è una sola gestione previdenziale i contributi versati in diverse gestioni obbligatorie. Quindi si può accedere a questo tipo di istituto sia in entrata, quindi quando si entra nella gestione presso la quale il soggetto desideri far convogliare la propria precedente contribuzione, sia in uscita nel momento in cui si voglia una gestione diversa da quella di appartenenza. Questo tipo di istituto prevede il trasferimento
dei versamenti contributivi da un ente gestore all'altro. Quindi trasferimento, come dire, fisico, quindi non si tratta solo di una ricostruzione astratta, ma di un trasferimento di versamenti in uno degli enti gestori dal quale poi si voglia ottenere il versamento dell'assegno di pensione. L'onere di ricongiunzione è anche valutato in termini matematici, quindi ha un costo questo tipo di ricostruzione e sarà ricostruita appunto la posizione in base a quelle che sono le eventuali differenze di versamento. A proposito di ricongiunzione, soprattutto nel caso di una ricongiunzione dall'INPS a casse professionali, possiamo citare una sentenza della Corte di Cassazione, la 26039 del 19, che si è determinata ad approfondire uno degli aspetti che magari sono rimasti più critici proprio nei confronti dei rapporti tra casse private e INPS. Proprio per il fatto che la ricongiunzione preveda il trasferimento dei versamenti contributivi, ha visto in alcuni casi, per i versamenti versati all'INPS e la richiesta conseguenziale di passare a una cassa privata, una posizione di difficoltà da parte dell'INPS ad accettare questo tipo di modalità. La Corte di Cassazione si è espressa invece recentemente, proprio dando ragione, in questo caso si trattava della Cassa dei Commercialisti, dando ragione alla cassa privata e quindi ribadendo che il diritto di ricongiungere i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria nella cassa a cui l'interessato risulta iscritto come libero professionista non ha alcuna limitazione ed è indipendente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate. Quindi in questo senso, anche in questo senso, un'ulteriore conferma del fatto che la ricongiunzione possa essere effettuata anche nei confronti dei versamenti in parte già ottenuti dall'INPS che poi deve trasferire in cassa privata. Altro istituto volto a ricostruire un unicum e quindi un'unica posizione contributiva, istituito più di recente, mentre la ricongiunzione è istituto del 1990, la totalizzazione più recente è stata istituita con il decreto legislativo 42 del 2006, ed è volta a cumulare i periodi assicurativi, sempre per ottenere un unico trattamento pensionistico. In questo caso però, così come nel caso seguente del cumulo, la totalizzazione e il cumulo vogliono solo ricreare una omogeneità nei versamenti della contributivi e non effettuare trasferimenti. Si tratta quindi di totalizzare dal punto di vista matematico periodi assicurativi versati in enti gestori diversi. Non comporta, questo diversamente dalla ricongiunzione, non comporta alcun onere economico per l'iscritto, perché i contributi appunto rimangono versati presso i rispettivi enti previdenziali e ogni gestione liquiderà la sua quota. Il cumulo ultimo di questi tre istituti più recente, normato con la legge 232 del 2016, che ha esteso tra l'altro un provvedimento di questo genere già introdotto nel 12 e riservato ai lavoratori dipendenti e agli autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS, consente di conseguire un'unica pensione sempre in presenza di contributi versati presso enti diversi. Si affianca, abbiamo visto, insomma, ai precedenti due istituti. La domanda è presentabile solo al momento della maturazione dei requisiti, quindi mentre per la ricongiunzione la domanda è presentabile nel corso dell'attività professionale, in qualsiasi momento, per il caso del cumulo la richiesta può essere avanzata solo al momento in cui si maturi il diritto al pensionamento. Ogni quota, quindi del trattamento in cumulo, viene calcolata secondo le regole della propria della gestione, quindi rimangono gestite rimangono i singoli versamenti contributivi gestiti dalle singole casse o piuttosto dai singoli enti
L'unica cosa che si ottiene, e ovviamente la più importante, è una ricostruzione che totalizza tutti i versamenti. E Cassa si occuperà, per il calo del versamento contributivo svolto nei suoi confronti, di liquidare la quota di competenza, e solo la quota di competenza secondo il proprio regolamento. Dunque, ora veniamo alle... Abbiamo visto poco fa, all'inizio, che le attività, i due rami di intervento della cassa sono sostanzialmente le prestazioni previdenziali, quindi i versamenti pensionistici, e quelle assistenziali. Ora facciamo brevemente scorrere quelle che sono le prestazioni previdenziali, giusto per dare un velocissimo sguardo ai presupposti per richiedere l'accesso al trattamento pensionistico. Le pensioni per cassa forense sono suddivise, come da questo brevissimo prospetto che riuscite a leggere, a vedere. Abbiamo in primo luogo il trattamento di vecchiaia retributiva, quindi con versamenti parametrati sulla retribuzione. La vecchiaia retributiva, in seno al trattamento di vecchiaia retributiva, troviamo una soluzione che declina questo presupposto, anticipando la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, una pensione di vecchiaia contributiva e poi pensioni che hanno un'altra natura, che però volgono sempre nei confronti dell'iscritto a garantire un reddito. E le altre che troviamo sono inabilità e invalidità, che hanno un presupposto diverso, che non è il raggiungimento di un'età anagrafica, ma il verificarsi di una condizione che non consenta la prosecuzione dell'attività lavorativa per intero o in misura parziale. E le pensioni di reversibilità e la pensione indiretta, che vengono invece modulate e prescritte per i familiari in caso di decesso del pensionato, del collega pensionato, oppure del professionista che deceda in costanza di attività lavorativa. Ora, per l'accesso, quindi molto brevemente, questo specchietto ricostruisce i parametri per poter accedere a trattamenti pensionistici. Abbiamo la pensione di vecchiaia, come detto, che è quella a cui, diciamo, la gran parte dei colleghi accede, e che vuole attualmente, con la normativa vigente, il raggiungimento di 70 anni di età anagrafica e il versamento di 35 anni di contribuzione, 35 anni di iscrizione alla cassa. Quindi i due valori sono contestuali, quindi entrambi devono sussistere per poter accedere alla pensione di vecchiaia. All'interno di questa fattispecie troveremo poi una declinazione per il caso in cui si decida, si chieda di poter accedere già dai 65 anni con un minor numero di anni di contribuzione. Già dai 65 anni è poi possibile nel caso in cui si abbiano già 40 anni di contribuzione. Ora passiamo magari allo specchietto successivo, poi ritorniamo se bisogna approfondire i primi. Ecco, pensione di vecchiaia retributiva, abbiamo visto 70 anni e 35 anni di contribuzione. Esiste poi un periodo transitorio, ovviamente fino a regime, che è quello che vedete qui riprodotto, quindi in parte anticipa di un anno o di due a seconda dell'anno di iscrizione alla cassa. La pensione di vecchiaia retributiva anticipata consente di poter accedere già al 65esimo anno con ovviamente un coefficiente di riduzione per ogni mese di anticipo, ciò in presenza del versamento contributivo dei 35 anni, che può essere raggiunto magari in un'età anagrafica precedente. In presenza invece dei 40 anni di anzianità, con i 65 è possibile accedere al trattamento di vecchiaia. Poi, allora, ecco, nuova predisposizione diversa è la pensione di vecchiaia contributiva, che richiede almeno 5 anni di valida contribuzione e i 70 anni di età. La differenza fondamentale, come potete ben vedere già
ricostruzione in epigrafe è la natura contributiva del versamento. Quindi non si tratta di una ricostruzione sulla base reddituale, quindi del reddito prodotto nell'arco dell'attività professionale, dell'intera attività professionale, ma dei contributi versati. Quindi diverso sarà l'importo della pensione, posto che viene ricostruita sul versamento contributivo e non quindi sulla base retributiva, come potrebbe essere, diciamo, tornando a quella che era un'analogia con il lavoro dipendente. Quindi non si tratta di una ricostruzione sulla retribuzione, ma sulla contribuzione versata. Beh, ha delle caratteristiche molto simili per il resto, quindi decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ed è reversibile come quella retributiva in favore quindi degli eredi. L'ultima delle quattro che abbiamo analizzato è la pensione di anzianità. In questo caso abbiamo, a differenza della vecchiaia, il requisito di 40 anni di versamenti di valida contribuzione e il raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni di età. Il presupposto fondamentale e dirimente, diciamo, rispetto ai precedenti trattamenti è la necessità della cancellazione da tutti gli albi professionali. Quindi è consentito l'accesso in un'età anticipata, pur avendo 40 anni di valida contribuzione, quindi con versamenti iniziati in età molto precoce, diciamo, però necessaria e condizione è la cancellazione dall'ordine, dall'iscrizione. Allora, poi abbiamo altri due trattamenti, questa volta fondati e motivati da interesse a garantire all'iscritto un riconoscimento economico per il caso di impossibilità all'esercizio della professione, esclusa come nel caso della inabilità e in modo permanente e totale a causa di malattia e infortunio, e in questo caso la Cassa garantisce il trattamento pensionistico con i requisiti. I soli requisiti dell'iscrizione alla Cassa in un momento antecedente al compimento dei 40 anni e meno 5 anni di effettivi versamenti. Alla pensione di inabilità si affianca la pensione di invalidità, che ha sostanzialmente lo stesso criterio fondante. La differenza sta solo nel fatto che è consentita all'iscritto ancora una capacità professionale ridotta, quindi al di sotto di un terzo, quindi nel caso in cui vengano a mancare due terzi della capacità all'esercizio della professione, Cassa Avvocati può erogare una pensione di invalidità, sempre con i presupposti dell'iscrizione antecedente al 40° anno di età e 5 anni di effettiva contribuzione. Le altre due fattispecie cerco di scorrere un po' più velocemente perché la materia è tanta e mi rendo conto che insomma le schede sono molte. Pensione di reversibilità invece prevista per i superstiti, figli e coniugi nelle quote di legge degli avvocati già titolari di pensione, quindi chi già era titolare di pensione sia di vecchiaia sia di anzianità, di inabilità e quant'altro, che si trovi appunto a mancare in un momento in cui ha terminato l'attività professionale ma già si trova in pensione, consente ai superstiti di poter ottenere la pensione di invalidità, di reversibilità, scusatemi. Il presupposto per la pensione indiretta è il medesimo, quindi la posizione di erede, coniuge, quindi o figlio nelle quote di legge che siano superstiti al professionista che viene a mancare in corso di attività, quindi quando ancora i requisiti di pensionamento non sono stati raggiunti. Presupposti che si sia iscritti prima del 40 anni di età, che non si sia pensionati e che si abbiano almeno 10 anni di versamenti contributivi. Ora, il panorama sulle pensioni credo sia stato il più succinto possibile e il più schematico possibile. Esiste ora tutta una parte dedicata dalla Cassa all'attività e alla cura delle prestazioni assistenziali
che intervengono, come abbiamo detto, in vari casi che sono disciplinati, che qua già vediamo riportati brevemente, in cui Cassa si rende disponibile a riconoscere particolari trattamenti per il caso di bisogno, per il caso di sostegno della salute, della famiglia, sostegno anche alla professione. E poi un ultimo caso, vabbè, che probabilmente magari molti hanno già sentito, già conoscono, che è il concorso alle spese funerarie. Le misure assistenziali, quindi stiamo parlando ora di attività di assistenza, quindi non più di previdenza, sono quelle che vogliono, per esempio, come in questo caso, l'intervento per il caso di bisogno individuale di un assistito. Possibile chiedere per un evento straordinario, un evento involontario, quindi non prevedibile, l'intervento della cassa proprio per sostegno al bisogno economico, anche verificatosi in una particolare situazione. Trattamenti in favore di iscritti in difficoltà economiche sono previsti anche in favore dei colleghi ultra-ottantenni già beneficiari di pensione o trattamenti a favore degli ultra-settantenni già beneficiari di pensione di invalidità. Queste slide che ora vedete così un po' scorrere velocemente saranno poi a disposizione sul sito dell'Ordine, quindi eventualmente poi per alcuni dettagli sarà più facile consultarle direttamente dal sito. Ora cerchiamo, per lasciare lo spazio giustamente ai colleghi per i loro interventi, di scorrerle un po' più velocemente. Misure assistenziali e sostegno della famiglia sono tante, sono varie, vanno dalle borse di studio per i figli degli iscritti ad interventi a sostegno della genitorialità, a sostegno di casi in cui si abbiano familiari non autosufficienti o portatori di handicap, così come erogazioni per i superstiti dei pensionati e di chi è stato cancellato per difficoltà economiche. Ecco, direi di trattare forse con un minimo più di attenzione quello che è l'istituto più conosciuto tra quelli che Cassa eroga in tema di assistenza, ed è la tutela della maternità. L'indennità di maternità, come sappiamo, è regolata dal decreto legislativo 151 del 2001, modificato poi di recente nel 2003 con il provvedimento della numero 289. Anche per le colleghe iscritte a Cassa è stato strutturato un intervento che nella sua natura prende le mosse in via direi analogica da quello che accade per il lavoro dipendente, come abbiamo visto sostanzialmente, insomma cerchiamo di dare un raffronto a quello che è l'attività che svolge la Cassa anche in termini pratici. Come abbiamo visto quali siano gli interventi previdenziali e assistenziali, come potrebbero essere quelli dell'INPS o dell'INAIL per i lavoratori dipendenti, anche per la maternità il parametro, il criterio è quello del riconoscimento di 5 mesi, dei 5 dodicesimi, quindi spalmati nell'arco dell'anno, e un'indennità pari all'80% dei 5 dodicesimi. Quindi il parametro è quello, diciamo, dell'astensione obbligatoria della lavoratrice madre, che nei mesi precedenti al parto, 2 più 3 o 1 più 4, ha diritto a una tutela pari all'80% della base retributiva. In questo caso il criterio ovviamente che adotta Cassa è un criterio che si parametra sui versamenti effettuati dalla collega, in questo caso, in riferimento temporale è il secondo anno anteriore al parto. Esiste poi un tetto massimo, ma esiste anche un tetto minimo, quindi un trattamento comunque che garantisce anche alle colleghe una equivalenza con il trattamento della maternità per il resto dei lavoratori. L'indennità di maternità poi spetterà anche ovviamente nei casi assimilabili come per l'adozione e l'affidamento preadottivo. Una cosa importante da ricordare è che la domanda ha un termine di decadenza, deve essere presentata proprio appena di decadenza, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza, quindi già in corso di gravidanza, diciamo prima del parto o entro 180 giorni dal parto. Su questi presupposti Cassa eroga il trattamento a tutela della maternità.
Ora abbiamo qualche veloce, qualche misura assistenziale a sostegno della salute. Sappiamo bene che per gli iscritti è possibile usufruire di polizze sanitarie per i grandi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, così come abbiamo convenzioni con case di cura, istituti termali o cliniche odontoiatriche, e ancora interventi di medicina preventiva. Moltissime sono le attività di cassa che magari sono meno note rispetto al trattamento di pensione, che insomma è quello che conosciamo tutti, ma va opportuno ricordare che in realtà sono moltissime i margini e gli spazi in cui si muove la Cassa Avvocati. Abbiamo polizze di assistenza per lunga degenza, così come anche convenzioni, ecco, per l'attivazione di prestiti ipotecari, quindi anche dal punto di vista del sostegno economico la Cassa Avvocati è sempre presente con interventi molto puntuali. Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani o malati cronici e di lunga degenza, assistenza infermieristica, e questa forse che è una delle misure purtroppo più conosciute, insomma che può essere più nota, è l'intervento per le spese funerarie che va ai beneficiari, quindi ai familiari conviventi del pensionato oppure dell'iscritto deceduto, che siano entro il primo e il secondo grado, che siano a carico. I requisiti, ovviamente, il decesso e l'importo, un tetto fino a 4.000 euro. Ecco, brevemente abbiamo riassunto le prestazioni. Ora, in chiusura, anche per lasciare il giusto tempo ai colleghi che mi hanno pazientemente attesa, sappiamo che insomma, la situazione economico e sociale è sicuramente mutata. In questo ultimo anno abbiamo avuto anche una difficoltà non prevedibile, non prevista. Quindi sicuramente sarà un anno di emergenza, e a questo si aggiunge sicuramente una condizione socio-economica che era già mutata dall'avvocatura. L'avvocatura in questi anni ha visto di molto modificarsi la sua funzione, o comunque evolvere anche in termini diversi da quella che erano i suoi originari fondamenti. Ora, l'obiettivo è quello complesso di modificare il sistema previdenziale, con tutte le incognite che possono riguardare un momento così difficile, un numero di iscritti molto alto e magari in questo momento anche qualche difficoltà in più dei singoli. L'importante, l'unico diciamo fondante criterio che Cassa non dimentica è quello solidaristico, quindi il principio su cui si basa, su cui si fonda, che è quello solidaristico, e certo mantenendo invariato il presupposto dell'equilibrio finanziario, che deve necessariamente interessare una fondazione e un ente di natura privata con questo importante ruolo pubblicistico. Ecco, io credo di avere sostanzialmente terminato. Poi, se fossi stata poco chiara, se ci fosse qualche domanda, possiamo riservarla forse alla fine, non so, deciderà poi l'avvocato Treglia. E vi ringrazio per la pazienza e vi saluto, e attendo domande eventualmente più tardi. Grazie. Scusate. Volevo ringraziare Francesca particolarmente per la sua relazione, che è stata così importante perché ci ha dato una importante ricognizione di quelle che sono le attuali, qual è la situazione della nostra cassa e dell'importanza che in questo momento essa riveste. Direi che il tempo è un poco tiranno, sicuramente vorrei cedere la parola
immediatamente all'avvocato Renzella, delegato di Cassa Forense, che ringrazio particolarmente perché la sua testimonianza diventa fondamentale in questo ambito, e quindi lascio senz'altro a lui la parola sul tema della società, degli aspetti previdenziali anche riferiti alla società tra avvocati. Roberto, a te. Sì, ciao Giorgio, vorrei prima levare questa condivisione perché io continuo a vedere... Sì, adesso ci penso. Ecco. Poi c'erano parecchi colleghi preoccupati perché ho visto nella chat, non vedevano i loro volti, ma sì. penso che il sistema stia funzionando perfettamente, credo, quindi... Dunque, posso solo dire, chiedo scusa se interrompo, che purtroppo adesso quando avremo la banda larga, eccetera, potremo fare tante cose contemporaneamente. Il fatto che non ci si veda serve per rendere un pochino più fluida la connessione, siccome non tutti sono in una situazione di positività. Adesso il prossimo intervento che faremo sarà per le grandi aziende che dovrebbero appunto inserire questa banda larga. Chiedo scusa e lascio a te la parola. Certo, ho sentito con molto interesse la relazione della collega Valle, faccio i miei complimenti perché è riuscita a sintetizzare tanti istituti e tanti argomenti che a volte presentano delle problematiche molto importanti. Vorrei solo aggiungere una cosa che mi pare di non aver sentito, cioè nei versamenti che magari interessa molti dei nostri colleghi under 35 che sono in linea in questo momento, ecco, i versamenti dei contributi soggettivi sono dimezzati per i primi 6 anni di iscrizione, riconoscendo oltretutto l'intero anno contributivo, quindi questa è un'agevolazione molto interessante che Cassa Forense mette a disposizione degli iscritti. E poi un suggerimento: nella valutazione tra la retrodatazione e il riscatto, che sono quegli istituti che la collega correttamente ha indicato come necessari per permettere di acquisire anni contributivi maggiori rispetto a quelli effettivamente effettuati, tenete conto che la retrodatazione, che va effettuata entro i 6 mesi dall'iscrizione alla cassa, poi comporta un calcolo di media ai fini dell'erogazione della pensione. Il riscatto no. Allora, a questo punto tenete conto che se è vero che il riscatto è più costoso, che la retrodatazione costa meno, però alla fine vi trovereste degli anni che credo nel 100% dei casi presentano dei redditi molto bassi e che quindi abbasserebbero quella che è l'erogazione pensionistica finale. Comunque poi rimango a disposizione come la collega per eventuali domande e quindi mi riservo alla fine della mia relazione su un argomento che è molto particolare, cioè quella dell'introduzione delle nuove società tra avvocati, che ormai non sono più molto nuove perché l'introduzione risale alla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, la legge 124/2017, introduzione che come esporrò tra breve, presenta delle problematiche di carattere sostanziale, previdenziale e fiscale. Chiedo scusa, forse hai la telecamera spenta? No, io ce l'ho accesa e mi vedo nel quadratino. Allora, adesso. Perché qualcuno diceva che non ti vedeva, tutto qua, scusa se... Mentre vedo solo te nello schermo, cioè vedo... Sì, ho capito. In momento ti vedo in primo piano. Io mi vedo in alto a destra, piccolino. Posso anche ingrandirmi, comunque. La telecamera... Tu mi vedi, Giorgio? Tu mi vedi, Giorgio? No, neanch'io, però... Perfettamente, quindi questa è la cosa più importante e niente, quindi ti prego di andare avanti, mi scuso se ho interrotto. No, figurati. Quindi questa legge ha introdotto con modifica della legge professionale del 2012 la possibilità di esercitare la professione forense da parte di società di persone, di capitali o di società cooperative iscritte in apposite sezioni speciali dell'albo, tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione la società istituirà la propria sede legale. Quindi anche società di capitali,
con la limitazione però della componente sociale, che deve essere formata per i due terzi da soci avvocati, che devono anche essere gli esclusivi amministratori della società tra avvocati, un terzo possono essere soci di capitali. Ecco che però diciamo si sono posti subito dei problemi di costituzionalità e di salvaguardia della libera iniziativa dell'avvocato, della libertà di condurre la propria attività di avvocato, nel momento in cui all'interno della società tra avvocati potrebbero inserirsi diciamo dei gruppi importanti di capitali come banche, assicurazioni, e in talune circostanze anche associazioni non proprio in ordine, diciamo, con l'ordinamento giuridico italiano, che potrebbero assoldare al loro servizio avvocati di fatto stipendiati con retribuzioni anche al di sotto diciamo delle tariffe di tolleranza. Non ci sono più i minimi tariffari, io stavo dicendo minimi tariffari, ma ormai la parola minimo tariffario purtroppo non esiste più da tempo, nonostante anche la Corte europea abbia stabilito la loro perfetta osservanza delle normative vigenti. Comunque, appunto, si è posto questo problema di diciamo tutela della libertà e della dignità dell'avvocatura in presenza di questo tipo di organizzazioni, che effettivamente prevedono strutture all'interno delle quali un numero cospicuo di avvocati presterebbe la propria attività, senz'altro a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle a cui eravamo abituati in passato. Inoltre, ripeto, ingerenza possibile da parte dei poteri forti, da parte di banche e assicurazioni, anche sulla organizzazione del processo coltivato da questi colleghi che prestano la propria attività all'interno di queste nuove società con socio di capitale, laddove appunto vi siano indirizzi che fuorvino quella che è una libertà decisionale e di organizzazione della difesa da parte appunto dei colleghi. Gli aspetti che in questa sede andremo ad esaminare e più preoccupanti, aspetti che io ho sollevato subito dopo l'entrata in vigore della normativa che prevedeva la possibilità dell'esercizio della professione forense in forma societaria, sono preoccupazioni di carattere previdenziale, perché è evidente che, come prima ha esposto la collega, il gettito previdenziale e il contributo previdenziale si basa su un'iscrizione alla cassa che al momento è riservata ai singoli, alle persone fisiche. Società tra avvocati non è un soggetto al momento iscrivibile a cassa. E quest'anno noi abbiamo stilato il regolamento delle società tra avvocati, che ho qui davanti a me, e stiamo facendo una vera e propria battaglia col Ministero del Lavoro, che continua a cassarlo per un motivo molto semplice: che probabilmente questo, diciamo, stratagemma è stato ideato proprio per conseguire dei risparmi di carattere previdenziale e fiscale che adesso non vogliono essere rinunciati di fronte anche alle legittimi tentativi di Cassa Forense di stilare un regolamento che permetta di mettere un argine
a questa falla di mancati introiti derivante dalla introduzione della figura della società tra avvocati con socio di capitale e che minerebbe quell'equilibrio finanziario e la famosa sostenibilità cinquantennale di cui prima vi ha accennato la collega Valle, che è quell'equilibrio che permette di poter poi erogare le nostre pensioni oltre ad effettuare tutti quegli interventi di carattere assistenziale sintetizzati dalla collega e tutti anche questi interventi che sono stati propugnati dall'11 marzo ad oggi a seguito dell'emergenza epidemiologica che poi riassumerò, ma che sono stati tanti. Voi li avrete poi senz'altro esaminati con qualche excursus sul nostro sito di Cassa Forense, che è uno strumento che vi invito a consultare spesso e volentieri, perché è di facile consultazione e permette veramente di avere uno sguardo completo su quello che è la normativa di cassa da un lato e tutte le attività previdenziali e assistenziali che Cassa Forense mette a disposizione di noi iscritti. Quindi, tornando al discorso della società tra avvocati, è chiaro che il discorso è molto semplice. Prevedendo la possibilità che un 30%, anzi un 33,3 periodico, visto che parliamo di un terzo, per cento dei soggetti facenti parte della società possano essere non avvocati e soci di capitale, è evidente che il reddito della società tra avvocati al momento dell'entrata in vigore della normativa del 2017 non era assoggettato a contribuzione previdenziale, perché trattavasi di soggetti non iscritti a cassa con calcoli esorbitanti di perdita di gettito sia a livello di contributo integrativo, si parlava circa di 100 milioni annui, che di solidarietà, si parlava anche qui di 70 milioni, e di soggettivo anche. E effettivamente la prospettiva che ci si presenta è questa, perché ripeto, col regolamento proposto recentemente e cassato con questa osservazione del Ministero del Lavoro del 20 luglio 2020, si è cercato di porre un minimo argine ritenendo di far iscrivere la società tra avvocati a cassa e di assoggettare ad un contributo, seppur ridotto e limitato al 3% del reddito, evidentemente, anche ai soci di capitale. Cercando di far passare questo concetto alla luce del fatto che effettivamente anche la società tra avvocati e anche il socio di capitale potrebbe beneficiare di interventi a livello assistenziale, perlomeno non previdenziale, perché evidentemente il socio di capitale non può poi essere un pensionato cassa. E soprattutto tenendo alto il concetto di beneficio per la società di far parte del sistema avvocatura, quindi di investire capitali all'interno del sistema avvocatura e quindi avere poi un profitto che deriva dal sistema avvocatura, che evidentemente ha dei suoi costi che devono essere anche partecipati da chi ne beneficia, come in questo caso i soci di capitale. Quindi il regolamento, dopo varie rifiniture e limature da parte del Comitato dei Delegati, è stato portato all'attenzione dei ministeri vigilanti una seconda volta, ma anche questa volta
i ministeri vigilanti che in un primo momento avevano semplicemente manifestato perplessità circa l'imposizione ad un soggetto non iscritto a cassa di un contributo previdenziale, nella seconda osservazione è stato molto più chiaro, sostenendo appunto che non è prevista l'iscrizione di una persona giuridica alla cassa forense e che quindi ad un soggetto che non è vincolato da un sinallagma previdenziale non può essere richiesta contribuzione alcuna. Adesso credo che noi proveremo a riproporre l'argomentazione della partecipazione della società ad un sistema avvocatura che permette di conseguire utili e conseguentemente può permettere anche alla società di avere un beneficio perlomeno a livello di assistenze rivolte appunto a queste grandi strutture, e vedremo, diciamo, se si riuscirà ad avere una soluzione. Viceversa, ahimè, la soluzione è quella che io paventavo nel 2017-2018, quindi prima di iniziare la mia esperienza in cassa, quando appunto come avvocato iscritto all'associazione ANAI, Associazione Nazionale Avvocati Italiani, proposi anche al congresso di Catania con altri colleghi di questa associazione una modifica appunto alla legge che non prevedeva alcuna contribuzione previdenziale a carico di queste società tra avvocati, che al momento sono poche, ma che per quello che mi riguarda stanno operando senza versare nulla, se non evidentemente i contributi relativi ai redditi degli avvocati iscritti, che essendo iscritti alla cassa continuano a versare i loro contributi integrativi e soggettivi, che prima ha riassunto la collega, secondo quelle percentuali che tutti sappiamo, fino al tetto dei 100.200 euro, il 3% oltre i 100.200 euro, però ripeto, rimane questo grosso buco della parte di reddito riservata ai soci di capitale, che evidentemente saranno iscritti senz'altro ad altre gestioni IMS, gestione separata IMS probabilmente, però capite che per la cassa è senz'altro una grossa falla di gettito previdenziale che potrebbe minare un domani, assieme ad altre problematiche che si stanno prospettando all'orizzonte, quello che è l'equilibrio e la sostenibilità di cassa. Ecco, per non dire che all'inizio e fino all'introduzione della legge di bilancio 2018, quindi per circa un annetto, non vi era neanche l'obbligo, introdotto appunto con la legge di bilancio del 2018, con l'introduzione del comma 6 bis e 6 ter dell'articolo 4 bis della legge 247-2012, queste società non avevano neppure l'obbligo del 4% previsto per tutti gli avvocati nel momento in cui spicchiamo le nostre fatture nei confronti dei nostri clienti. Ecco, invece dalla legge di bilancio 2018 è stato introdotto l'obbligo per tali società, in qualunque forma costituite, di applicare sul volume di affari prodotto durante l'anno la maggiorazione del 4% quale contributo integrativo da riversare annualmente a cassa forense. Ecco, il tutto in un quadro ben diverso previsto dalla legge professionale, che appunto all'articolo 5 prevedeva sì la delega al governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, ma prevedeva anche che fosse consentita esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, però composte da soli avvocati. Si prevedeva anche come paletto il fatto che il reddito di questa società venisse
ricondotto sempre nell'alveo del reddito di lavoro autonomo e non del reddito d'impresa. Era prevista l'esclusione dalle procedure concorsuali, evidentemente, di queste società. E quindi vi erano tutti dei limiti previsti dalla legge professionale che poi, in corso d'opera, sono stati completamente disattesi. Pertanto si è in questa situazione in cui, anche alla luce delle direttive dell'Agenzia delle Entrate, che hanno qualificato il reddito delle società tra avvocati come reddito d'impresa, il riferimento alla risoluzione 35/E del maggio 2018, dando prevalenza alla forma societaria rispetto alla natura dell'attività svolta. Quindi, ripeto, sono stati disattesi completamente i paletti previsti dalla legge professionale del 2012 e quindi ci si trova in questa situazione molto preoccupante da un punto di vista previdenziale, perché, ripeto, il calo di gettito andrà probabilmente a regime, con ogni conseguenza del caso, in punto di equilibrio e sostenibilità di cassa. Bisogna anche affrontare alcune considerazioni di carattere fiscale che, diciamo, derivano dall'esercizio dell'attività di avvocato attraverso queste nuove realtà societarie e che permettono evidentemente di beneficiare di un trattamento fiscale normalmente riservato alle imprese, che, come voi ormai ben sapete, è un trattamento ben diverso di quello riservato nei professionisti. Noi ormai tra aliquota IRPEF, casse e quant'altro, diciamo che se fatturiamo 1000 euro, per usare un termine molto, molto così semplice, ma che rende l'idea, in tasca ce ne rimangono meno della metà. Le aliquote fiscali invece delle società di capitali, come noi sappiamo, assistendo i nostri clienti, sono ben più favorevoli. Quindi, in questo caso, si crea anche una, diciamo, una certa disparità di trattamento e una certa limitazione della libera concorrenza tra tariffe che possono essere praticate da un avvocato tradizionale che esercita la professione anche in uno studio associato che comunque rientra nell'alveo del lavoro autonomo, rispetto appunto a queste grandi realtà che appunto beneficiano senz'altro di un favorevole trattamento fiscale rispetto appunto a una persona fisica. Quindi queste sono le problematiche più importanti relative all'introduzione della figura della società tra avvocati, quindi problematiche di carattere civilistico, tributario e previdenziale che vi ho sintetizzato in questa breve relazione. Vorrei riservare ovviamente alle domande degli approfondimenti sul tema, mentre vorrei così elencare brevemente le misure che Cassa Forense ha adottato in questo periodo di emergenziale, di grave pandemia in cui tutti ci troviamo, e che ha portato anche in questo caso a dare, diciamo, ad utilizzare parecchi fondi accantonati
ai sensi dell'articolo 22, comma quarto del regolamento assistenza, nel fondo straordinario. Fondo straordinario che normalmente veniva utilizzato solo in caso di calamità naturali, però evidentemente l'emergenza Covid è ben più grave di una, o perlomeno altrettanto grave di una calamità naturale, e quindi ciò ha portato il comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione, nell'aprile del 2020 a smobilizzare 10 milioni di euro per iniziative a sostegno dell'avvocatura, e da qui sono derivate una serie di bandi, anche questi analizzabili e fruibili attraverso il nostro sito. Avrete sentito parlare dei bandi relativi al rimborso parziale dei canoni di locazione relativi al periodo febbraio-aprile 2020, bando per l'acquisto di strumenti informatici, bando per il rimborso parziale dei costi relativi all'organizzazione dello studio, e quindi tutta una serie di iniziative che ovviamente hanno dei costi e che Cassa Forense sta affrontando, proprio perché è la sua mission quella di essere vicina ai propri iscritti, e tanto più in un momento di difficoltà come quello di cui appunto parlavo precedentemente. Subito in prima battuta sono stati sospesi tutti i termini relativi ai versamenti previdenziali: contributo soggettivo, contributo integrativo, oneri di riscatto, totalizzazione, cumulo per le pratiche che erano già state radicate ed erano in corso di evasione, da prima fino al 30 settembre e poi al 31 dicembre. È stato attivato un piano sanitario con la compagnia convenzionata con Cassa, Unisalute. Voi sapete che noi tutti abbiamo una polizza base per il solo fatto di essere iscritti a Cassa, che vi assicuro, anche in questo caso consultatela sul sito, perché molti colleghi vedo che non la conoscono, non la utilizzano, però è una polizza veramente interessante anche nella sua formula base, che poi può essere arricchita con due pacchetti per quanto riguarda le visite specialistiche, l'alta specializzazione e quant'altro, che prevede anche nella formula base un check-up annuale. Anche in questo caso io so che molti colleghi non sono al corrente di questa possibilità, ma è anche molto semplice, perché in modo molto rapido, con un numero verde, si prenota il check-up presso un centro convenzionato e viene fatto a stretto giro, perlomeno questo in periodo antepandemia. Però penso che non siano cambiate le cose trattandosi di check-up sanitari molto, molto semplici e molto standardizzati. E appunto dal 23 marzo è stato introdotto ed affiancato alla polizza un piano sanitario Unisalute Covid, che prevede delle indennità per i colleghi sfortunati che possono essere stati costretti alla quarantena o per contatto con una persona contagiata o perché loro stessi, ahimè, contagiati, e c'è anche una forma di indennizzo per i veramente più sfortunati che hanno dovuto affrontare la terapia intensiva. E Cassa Forense è intervenuta nell'operazione dei bonus, quelli che sono stati erogati per coloro che avessero un reddito inferiore ai 35.000 euro e per coloro che nella fascia da 35 a 50.000 euro potessero dimostrare un decremento di reddito rispetto al 2018. Il primo bonus è stato totalmente, come tutti gli altri due bonus, sono stati totalmente anticipati da Cassa, e si tratta di anticipazioni pesanti, perché si parla di 83.500.000 euro circa per mensilità che poi lo Stato restituisce con i tempi che vi lascio immaginare.
per quello che è il mio aggiornamento, credo che solo il primo bonus sia stato rimborsato a cassa. Gli altri due credo che siano ancora in attesa. Ecco, quindi ci sono state tutta una serie di iniziative. Ecco, anche i famosi prestiti a tassi agevolati. Per esempio, per gli infra 35enni è stato creato un bando che permetteva dei finanziamenti da 5.000 a 15.000 euro senza interessi, in quanto gli interessi vengono corrisposti da cassa forense, sino ovviamente a un limite, mi pare, di 1 milione di euro di esaurimento, fino quindi al limite dell'esaurimento fondi. Tuttavia, ripeto, anche questa è un'iniziativa molto interessante, soprattutto per gli iscritti più giovani. E dal 28 maggio dal 28 maggio il CDD ha introdotto anche prestazioni assistenziali direttamente erogate da cassa, quindi non tramite il canale della polizza di Unisalute, relative appunto ai colleghi affetti da Covid e che appunto in base ai criteri previsti dal bando, anche questo bando, come tutto, ripeto, lo trovate sul sito di cassa, e quindi anche questo è un altro intervento che attesta la vicinanza di cassa alle persone iscritte più sfortunate. A luglio è stato rifinanziato il bando relativa al rimborso parziale dei canoni di locazione, perché anche in questo caso le domande sono state numerosissime, quindi i fondi presto, in rapporto al numero delle domande, risultavano esauriti. E recentemente le domande per assistenza Covid, che prima erano limitate al giugno, poi sono state procrastinate sino ad ottobre, e adesso la domanda per prestazione assistenziale Covid relative a contagi occorsi tra il 1 febbraio e il 31 dicembre al momento sono state appunto procrastinate sino alla data di fine anno. Quindi tutta una serie di attività che attestano appunto il grande sforzo che Cassa Forense sta effettuando in questo particolare periodo, e che a mio avviso non merita questa possibile falla di gettito derivante da queste nuove società tra avvocati e dall'esercizio della professione in forma societaria, che, ripeto, io vedo con grande preoccupazione per vari aspetti, come vi ho detto. Io sinceramente vedo anche aspetti deontologici preoccupanti, ne ho parlato qualche volta con Giorgio, insomma più o meno abbiamo la stessa idea, però secondo me dovrebbero diciamo anche esserci degli interventi sia da parte dei COA che da parte degli ordini del CDD. Ecco, insomma, io vedo dei grossi problemi dall'introduzione di questa nuova figura, e li vedo con grande preoccupazione sia per il futuro stesso dell'avvocato diciamo vecchio stampo o anche moderno stampo ma tradizionale, e sia, ripeto, per la sostenibilità dell'ente previdenziale di cui abbiamo parlato fino adesso e che, ripeto, è molto importante per il futuro di noi tutti. Io vi ringrazio e rimango a disposizione con la collega Valle per degli approfondimenti o per delle ulteriori delucidazioni. Grazie di cuore all'avvocato Renzella, delegato di Cassa Forense, che ci ha dato questa importante
spaccato di un tema molto importante. Devo dire che il tema della società da professionisti è stato affrontato anche dal Consiglio dell'Ordine. La norma è una norma che ha dei punti di criticità e quello dell'ingresso economico, consentitemi questo termine, è assolutamente fondamentale. È giusto, secondo me, che non solo possa esserci un intervento da parte dei COA, ma anche, secondo me, un grosso coinvolgimento reciproco. Quindi il mio grazie all'avvocato Enzella è ancora più forte, perché questo riterrei che mi piacerebbe che fosse l'inizio di una collaborazione per sviscerare e risolvere determinati problemi. Ora, sono lietissimo di poter dare la parola all'amico e collega della Commissione Lavoro, l'avvocato Lucio Liguori, che tratterà un tema di non secondaria importanza, direi importantissimo anzi in questo momento, che sono cenni sulla gestione degli infortuni sul lavoro. A te la parola, Lucio. Ringrazio innanzitutto il presidente Treglia, insieme a lui anche i colleghi Nicoletta Lazzarini e Davide Sala, che hanno preparato come l'intervento. È stato un lavoro, diciamo, a più mani. Perdonatemi ovviamente se non sarò sempre così fisso in camera, ma perché voglio sfogliare insieme a voi le fonti che condividerò con le slide. Allora, il taglio di questo webinar è più che darci subito delle risposte e di iniziare a porci delle domande utili, nel senso che per molti aspetti noi ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo, perché ovviamente il Covid-19 è un fenomeno scientifico nuovo, ma le norme e l'istituto, quello dell'infortunio, è un istituto che esiste, che va applicato anche in questo caso. Quindi innanzitutto ovviamente la nostra prima stella polare è l'articolo 2087 del Codice Civile, che è lì, e lui è uno strumento che continuiamo a utilizzare anche in questo ambito. E inizialmente, iniziamo a vedere la situazione più normale, chiamiamola così, cioè l'infortunio in sé per sé, cioè un dipendente si imbatte in questa patologia. Ecco, una norma nuova, quindi l'articolo 42 del decreto legge 18 del 2020 al comma 2, inizia a dare una prima indicazione pratica, forse addirittura banale, ma importante, cioè che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica prescritta al pari di qualsiasi altro infortunio. Quindi diciamo gli strumenti sono quelli, e se mi permettete una piccola chiosa, proprio perché l'argomento verrà affrontato in modo molto trasversale, nel senso non è un argomento per cui chi prevalentemente segue i datori di lavoro, chi prevalentemente segue i prestatori di lavoro debbano avere una attenzione maggiore, nel senso che ovviamente la tutela del diritto alla salute tutti ci auspichiamo, è un patrimonio comune che va ovviamente tutelato. La circolarina 13 del 2020 inizia a dirci qualcosa di più, e cioè che la tutela da infortunio opera anche in questo caso, quindi nel novero delle patologie, malattie infettive, noi dobbiamo inserire anche il Covid-19. Fondamentalmente noi quindi sappiamo già che non ci sono interventi di natura straordinaria in quella che è la normale dinamica di gestione dell'infortunio. C'è qualche elemento aggiuntivo dal punto di vista dell'approccio sul nesso causale. La circolare 13 del 2020 isola due casi, o per meglio dire due casi più uno, nel senso che individua due particolari aree in cui opera una presunzione semplice. Quindi questa presunzione, in quanto semplice, non è contenuta in una norma giuridica, ma è un fatto di cui, per così dire, l'INAIL ci mette a parte. Ed è importante perché questa informazione è di provenienza dell'ente che eroga la previdenza sull'infortunio.
Quindi innanzitutto ci dice che un lavoratore che ha ad alto rischio di contagio è quello che opera nel settore sanitario. Tant'è che questo rischio è talmente aggravato che noi lo possiamo inserire in un'area di rischio specifico. Così come il lavoratore che ha contatto con il pubblico. C'è un'elencazione, quelli come dire che più facilmente anche nella nostra immaginazione sempre giuridica, pensiamo al dipendente che lavora al front office, al lavoratore che lavora in cassa, ai banconisti. In realtà questo elenco termina con un et cetera, cioè non è un inserimento nostro, è proprio il testo che lo dice. Ovviamente, come in tutti gli et cetera, ci sono delle finestre aperte che possono lasciare spazio a delle integrazioni, come dire, sagge, utili, o a volte anche interpretare la norma e, per così dire, applicarla al caso del contatto con il pubblico, riuscire a integrare una certa fattispecie in quella che degna di tutela dal punto di vista infortunistico. La terza area è una terza area che non beneficia di questa presunzione semplice, però non è detto che non debba beneficiare del trattamento infortunistico, ed è però l'area di chi ha un onere sulle proprie spalle più pesante, perché ovviamente non ha l'agio di una presunzione semplice. E quindi chiunque, in occasione dello svolgimento della prestazione, abbia contratto il virus. L'onere è un onere ovviamente molto difficile. Sono indicati tre tipi di elementi, no? L'elemento epidemiologico, quello clinico, quello anamnestico e quello circostanziale. Dietro questi termini molto complessi, molto ostici, c'è in realtà l'onere della prova che deve assolvere qualsiasi prestatore di lavoro che lamenti un infortunio sul lavoro. Ovviamente è molto difficile, perché una persona nell'ambito familiare o anche in altri ambiti potrebbe aver contratto questo virus e si può essere poi manifestato nell'occasione del lavoro. Quindi non si può parlare di una prova diabolica, perché altrimenti sarebbe un cortocircuito che non possiamo ammettere in una fonte, però sicuramente si tratta di una prova molto, molto più complessa. A voler chiarire di più il concetto di presunzione semplice interviene un'altra circolare, che è quella 20, sempre INAIL 22 del 2020. Qui dice che appunto il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda in conclusione su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Questo periodo in realtà descrive quello che è un infortunio, cioè io intanto inizio ad avere la mia tutela perché ho contratto una malattia, una patologia in occasione del rapporto di lavoro. Il quid pluris è ovviamente il fatto che questa occasione viene riconosciuta da una presunzione semplice. E questo, diciamo, è un po' la prima situazione, come dire, una situazione sicuramente dura dal punto di vista umano e della salute, ma dal punto di vista giuridico che ha un suo canovaccio standard. Ovviamente i problemi si moltiplicano quando si parla di danno differenziale, perché ovviamente in questo caso c'è, come dire, una dialettica di contrasto tra il prestatore e il datore di lavoro. E ovviamente sempre un po' riavvolgendo il nastro sulle fonti a cui attingere, e noi ovviamente torniamo sempre al punto di partenza, il 2087 Codice Civile e anche il Decreto Legislativo 81 del 2008, cioè la casistica, il fenomeno scientifico nuovo che questa malattia ovviamente non è che avulsa dal nostro ordinamento giuridico. La serie di fonti, poi a seconda di chi le commenta, possono essere ritenute particolarmente felici o meno felici, hanno perlomeno il compito di contestualizzare questo fenomeno nuovo all'interno di un sistema che è già esistente e previgente. Sempre la circolare 13 del 2020, ma insieme a quella
22 del 2020 chiariscono un concetto fondamentale. Non opera nessun automatismo. Cioè, non vuol dire che siccome io ho contratto un infortunio sul posto di lavoro e debba giustamente beneficiare della tutela di qualsiasi prestatore di lavoro che sia infortunato, presupponga necessariamente una responsabilità del prestatore di lavoro. Questo è fondamentale. È una, come dire, una riflessione che è stata fatta tra me e chi ha preparato questo intervento. È stato un po', come dire, coerente con degli interventi che erano stati formulati da tanti ordini degli avvocati quando il fenomeno del Covid-19 ha provocato molti contagi, molte vittime e il cosiddetto lockdown. Molti ordini degli avvocati hanno detto ai loro iscritti: non iniziate delle azioni o dei procedimenti, come dire, un po' per una pruderia da risarcimento del danno. Tant'è che azioni particolarmente temerarie possono configurare anche un illecito di natura disciplinare. Allora, sempre riavvolgiamo il naso. Quindi cosa vuol dire? Che un fenomeno di questo tipo va comunque valutato con grano salis, con categorie e fenomeni giuridici di cui noi siamo già in possesso. E quindi ovviamente il dipendente dovrà indicare innanzitutto le norme che ritiene essere state violate, il nesso causale, l'occasione di lavoro, così come il datore di lavoro dovrà invece provare di aver rispettato tutte le norme di sicurezza e che quindi l'infortunio è davvero un elemento accidentale o addirittura, quindi spostando l'onere della prova più su chi invece chiede il risarcimento del danno differenziale, vi sia stato un rischio elettivo, addirittura un comportamento abnorme da parte dell'infortunato. Quindi anche in questo caso noi non ci stiamo cimentando con dei concetti particolarmente innovativi. E qui deve un po', come dire, essere utilizzato anche da parte di chi si trova a seguire questo tipo di casistica una visione un pochettino, come dire, ampia, andando a vedere tutti i riferimenti nuovi, quindi non solo le circolari di cui stiamo parlando, anche per esempio il DPCM del 23 febbraio 2020 e il conseguente decreto legge 9 del 2020, perché in questa messe di fonti noi troviamo luoghi di lavoro o semplicemente luoghi di frequenza dei soggetti, che però se noi parliamo di scuola non è solo il luogo frequentato dallo studente, dal genitore dello studente, ma anche dal personale che opera in quell'ambito. Quindi in ogni caso vi sono ovviamente delle regole di sicurezza, di sanità, di prevenzione che devono essere assolutamente rispettate. In ultimo, e questo sempre appunto ha fatto sorgere tra chi ha redatto questo intervento una riflessione molto forte, un fulcro nuovo e da non prendere sotto gamba tutt'altro è il protocollo del 14 marzo 2020 che elenca le famose o famigerate 13 regole che devono essere rispettate nei luoghi di lavoro. Famoso o famigerate per quale motivo? Perché spesso e volentieri presuppongono anche degli oneri organizzativi molto importanti, molto complessi, talvolta anche eccessivamente complessi, per esempio per delle piccole realtà di imprenditori. Però in realtà dall'altro lato il prestatore di lavoro ha la certezza su quali debbano essere le regole che debbano essere rispettate. Questo è un inciso importante perché spesso e volentieri il prestatore di lavoro si trova a muoversi in contesti lavorativi dove magari ci sono delle regole interne aziendali, chiamiamole di buonsenso, ma queste sono le regole che vanno applicate e rispettate, che possono fare la differenza sul chiedere o meno
un danno differenziale. Oltre a ciò, poi ci sono ovviamente norme di natura locale, no? Le altre sempre famose o famigerate ordinanze delle regioni, che spesso e volentieri in realtà richiamano stralci dei DPCM che le hanno precedute o del protocollo stesso, quindi la ormai celeberrima misurazione della temperatura all'ingresso dei luoghi chiusi, i presidi sanitari, come anche qui ormai le arci note mascherine o gel disinfettanti. Bisogna dire la verità che andando un po' a spulciare queste ordinanze non ci sono mai state delle particolari innovazioni o, come dire, guizzi per cui non fossero già sufficienti le disposizioni che erano state già estese precedentemente. Però questo è importante proprio per il discorso che abbiamo formulato a monte, cioè sulle domande che ci dobbiamo porre. È proprio questo, cioè a cosa dobbiamo andare ad attingere, cosa dobbiamo andare a cercare, perché anche in un contesto di doglianze, eccezioni, contestazioni, domande, noi dobbiamo inquadrare questo tipo di situazioni in contesti certi, che sono le fonti, e se le fonti non sono certe è che comunque devono essere interpretate, ovviamente o dai legali o dai magistrati a cui saranno sottoposte le diverse casistiche. Tutta questa serie di norme ha avuto già una prima sintesi, secondo me molto utile, molto completa, che è per l'appunto un documento che è stato redatto proprio dall'INAIL. La provenienza è importante perché in un modo o nell'altro bisognerà sempre cimentarci con la nostra assicurazione per i dipendenti. Non possiamo, come dire, affrancarci dall'esistenza di un ente che si occupa della gestione dell'infortunio. Quindi, per quanto sia un documento relativamente risalente, perché si parla dell'aprile 2020, è molto utile perché traccia un solco molto importante fino a quella data, non solo sulle fonti, ma soprattutto sulla coordinazione di queste fonti, e per l'appunto, essendo materia molto giovane, ovviamente noi ci troveremo molto probabilmente a dover affrontare dei casi che risalgono a febbraio, marzo, aprile del 2020. Pertanto, come dire, la fonte non è assolutamente vetusta, ma è molto importante anche da consultare. Un esempio tra i tanti, i noti codici Ateco. Ci sono stati sottoposti, se non addirittura propinati, questi lunghi elenchi. In realtà, in un codice, in questa serie di elenchi, noi troviamo delle guide molto importanti, perché noi da quei codici sappiamo innanzitutto quali fossero i settori totalmente attivi, quelli parzialmente attivi e quelli totalmente inattivi. Voi pensate al settore dei trasporti, la logistica, che di fatto è stato uno dei pochi settori della nostra economia che è stata attiva totalmente. Quindi ovviamente qual è che una prima riflessione che può sorgere? Che l'occasione dell'infortunio, l'occasione del contatto con questo tipo di fattispecie è proprio dal punto di vista statistico più facile che avvenga, semplicemente perché ci sono più ore, più momenti, più luoghi a disposizione in cui i prestatori di lavoro e anche il datore di lavoro possono entrare in contatto con questo tipo di fenomeno. Ora, una volta che abbiamo affrontato questa sorta di mappa sulle fonti, può essere utile qualche breve spunto di riflessione che ovviamente non può essere ritenuto, come dire, costituito da caratteri di assolutezza, ma molto semplicemente perché il contenzioso è ancora in fieri, forse non è neanche ancora nato. Da anche una breve verifica svolta con molti colleghi che si occupano della materia, è più facile che la questione relativa ai contagi sul luogo di lavoro sia attualmente maggiormente oggetto di procedimenti di natura penale legato ovviamente al diritto del lavoro, che al diritto del lavoro tout court. Quindi ovviamente però
le nostre domande su cui provare a darci poi delle risposte efficaci possono sorgere da una piccola serie di casistica. Ecco, la prima casistica in cui ci si può assolutamente imbattere è proprio quella a cui abbiamo fatto cenno, cioè il sorgere di un procedimento di natura penale. Allora, anche qui noi ci siamo imbattuti anche per questioni puramente di cronaca, perché poi noi non è che siamo avulsi dalla realtà. I fenomeni con cui abbiamo a che fare sono fenomeni, come dire, della porta accanto. Il fenomeno delle RSA, che sono state spesso oggetto di ispezioni e poi quindi anche di indagini. Ecco, è chiaro che il legale che si dovesse cimentare in una situazione del genere ha, per così dire, un percorso già tracciato. E questo in realtà accade in tutti gli infortuni per il quale è già aperto un procedimento penale. In modo molto pratico, quando ci troviamo a esaminare il fascicolo, quando ovviamente possiamo attingervi, noi troviamo sempre una relazione svolta dall'autorità giudiziaria, una relazione dell'ATS, in cui vengono già elencate talune violazioni e le prime sanzioni amministrative, talvolta anche divise per aree, sanzione amministrativa legata all'infortunio e poi la sanzione amministrativa per altre fattispecie. Allora, è chiaro che anche in questo caso bisogna, come dire, valutare questo tipo di evidenze con grano salis, perché sappiamo che non vige un automatismo sull'accertamento del reato e quindi anche sull'accertamento della sussistenza del diritto al danno differenziale. Cioè, fondamentalmente la compresenza di un procedimento di natura penale, di natura civile, sulla stessa fattispecie non ci può far pensare che vi sia una sorta di legge dei vasi comunicanti, però è anche vero che non può essere, come dire, essere ritenuti due binari totalmente paralleli che non vadano mai a toccarsi, a congiungersi. E ovviamente da questo punto di vista è chiaro che parte del lavoro non sarà solo compiuto ovviamente dal legale, che molto probabilmente farà costituire parte civile il proprio cliente, che quindi avrà una sua possibilità di presenziare in parte, come dire, influenzare nel senso tecnico e migliore del termine l'andamento del processo. Ci sarà ovviamente un pubblico ministero che effettua le indagini e che configura dei reati, ed evidentemente questi reati sono configurati sulla scorta dell'accertamento di un nesso causale. Quindi fondamentalmente questo primo binario è un binario forse più agevole, con tutti i distinguo del caso, perché esiste già qualcosa che è stato accertato, delle norme che sono già state isolate e su cui dobbiamo porre le nostre riflessioni. Invece, come dire, qualcosa cambia, e questo ovviamente poi sarà una riflessione solo, come dire, strategica del legale, quando non vi è un procedimento penale, ma possono essere configurate sia delle questioni di natura penale e ovviamente poi violazioni delle norme di sicurezza, che vadano a far scaturire anche i danni e le tutele in sede civili. Ora, questo tipo di situazione noi non la elenchiamo solo perché accade. Può essere che, come dire, il legale si trovi di fronte al classico foglio bianco e deve, come dire, assumersi, mettersi in gioco, assumersi la responsabilità su quale strategia. La riflessione e quindi le ben note domande che potrebbe essere opportuno porsi è la questione sull'accertamento e il grado di responsabilità e sul nesso causale. Perché per esempio noi sappiamo che dal punto di vista penale, a seconda del tipo di reato, vi sono diverse sfumature, diverse percentuali proprio dal punto di vista matematico, aritmetico. Si pensa al reato omissivo colposo, leggi statistiche, situazioni che possono far presupporre un onere e un carico più pesante, un onere e un carico
più leggero. Dal punto di vista civile, ne abbiamo già parlato prima, noi dobbiamo individuare la norma violata, individuare un nesso causale, un danno, l'occasione di lavoro. Quindi da questo punto di vista il foglio bianco ci offre un ventaglio di scelte e sarà poi nostro onere assolvere la decisione più giusta. E poi però ci sono anche, per così dire, situazioni di danno differenziale che non presuppongono fattispecie di tipo penalistico. E da questo punto di vista, come dire, torniamo al punto di partenza, cioè alla mancanza di automatismi dal punto di vista giuridico. Anche in questo caso bisognerà ovviamente isolare quelli che sono gli elementi che nascono con la nascita dell'infortunio, inteso come istituto, con quella che è stata poi il progredire dal punto di vista legislativo, anche giurisprudenziale, su quelli che sono i rispettivi oneri. Quanto sopra, appunto, per come dire, assumere una considerazione sul fatto che in modo molto forte, molto potente, dobbiamo sempre contestualizzare il caso concreto. Non si può pensare che l'infortunio che abbia a che fare con il Covid-19 sia qualcosa, come dire, di preparato, presupposto. No, non è così. Bisogna contestualizzare e attingere alle diverse norme. Così come abbiamo, diciamo, iniziato, terminiamo, e cioè sui rapporti con l'INAIL. Quindi abbiamo avuto un nostro prestatore di lavoro che si è infortunato, può essere appunto un infortunio che, proprio come nel più classico dei casi, è accidentale, non è veramente colpa di nessuno, e chi è assicurato è giusto che venga assicurato. Poi siamo andati, come dire, a un livello successivo, c'è un infortunio e ci sono delle responsabilità. Responsabilità che, quando sono in capo al datore di lavoro, come dire, fanno ritornare la presenza dell'INAIL nel fenomeno. E per l'appunto l'INAIL ritorna sul luogo del delitto, per così dire, quando si parla di regresso. Ecco, anche su questo l'INAIL ha voluto dire la propria con una circolare nuova, quindi non presupponendo altro, non andando in via analogica. Ecco, la circolare 22 del 2020 dichiara che il diritto dell'INAIL a promuovere il regresso nei confronti del responsabile quando sussiste una un'imputabilità a titolo quantomeno di colpa della condotta causativa del danno. Cioè a dire che le famose 13 regole di cui abbiamo parlato, oggetto del protocollo, a nostro parere risultano in questo momento le fonti da maneggiare con maggior cura e con maggior cautela, perché fondamentalmente possono essere quelle la prima avvisaglia, la prima cartina di tornasole in cui rinvenire delle responsabilità che possano far presupporre la sussistenza di un danno differenziale e quindi poi il diritto al regresso da parte di INAIL. Ho terminato. Giorgio, il microfono spento. Chiedo scusa, mi scuso molto. Volevo ringraziare particolarmente Lucio Liguori di questa sua dotta dissertazione su un tema così tanto particolare. Prima di dare ingresso alle domande che ho visto e quindi di poterle poi condividere con i colleghi relatori, volevo semplicemente fare una valutazione. Le norme ci sono, in Italia ne abbiamo un eccesso. E il nostro legislatore però, tra circolari e
DPCM o chi più ne ha più ne metta, sembra che tenda a rendere le cose un pochino più complesse. Quindi, forse da queste relazioni tiriamo fuori una via piuttosto importante. Allora, per quanto riguarda la cassa, questo naturalmente è una mia opinione, sono tanti gli sforzi, c'è anche una domanda abbastanza importante che riguarda proprio i bonus, l'ultima. Un collega chiede se la cassa erogherà ulteriori bonus in favore degli iscritti. Al momento non è prevista, ma poi naturalmente lascio la parola al collega Renzella che ne sa più di me. Poi ci sono altre due domande che vedremo, ma che sono un pochino più complesse. Però mi interessava semplicemente dirvi in questi pochi minuti che ho ancora, che abbiamo ancora a disposizione, è che la nostra cassa, a mio avviso, va difesa un po' coi denti. Poi è vero che ci sono tanti iscritti che non dovrebbero essere iscritti per mille motivi che già conosciamo, ma non voglio essere polemico qui perché non è la sede. È una cassa che va tenuta stretta perché è una cassa privata che sedimenta con il nostro lavoro, quindi dobbiamo essere anche in un qualche modo orgogliosi di appartenervi. Sugli infortuni, bisognerebbe fare un minimo di chiarezza, poi evitare gli approfittamenti, no? C'è qualcuno che approfitta di uno stato di presunta ipotetica malattia senza avere la certificazione, poi chiama l'avvocato e gli dice: beh, ma siamo in un periodo difficile, io sono comunque ammalato. Vabbè, questo è il dramma di una nazione probabilmente allo sbando. Poi mi piacerebbe anche che chi ci comanda avesse delle cognizioni tecniche appena superiori, ma questo è velleitario, mi stupisco un po' delle commissioni parlamentari, mi piacerebbe che ci fossero delle persone tecnicamente un pochino più preparate, che evitassero questa confusione totale. Da ultimo, prima di guardare le domande, volevo dirvi questa cosetta, scusate, forse non dovrei dirlo, però l'Università degli Studi di Milano ha un insegnamento dall'anno scorso che è stato bandito, di cui mi onoro di essere modestissimo insegnante, che è il diritto processuale previdenziale. Quindi nell'ambito del corso di diritto processuale e diritto del lavoro è stata inserita questa materia, e che poi magari un giorno riusciremo anche a fare le lezioni, non solo quelle registrate, ma anche in presenza. Non so quando, spero fra un 2 o 3 anni, quando le università riapriranno, anche questo è polemico come sistema, ma sapete che lo sono sempre stato e lo divento sempre di più. Ecco, questo può essere un ottimo punto di confronto, no? Se mettiamo insieme un po' l'ordine degli avvocati con le scuole di specializzazione e con le università, secondo me si può fare qualche cosa di specifico che possiamo anche spiegare ai nostri governanti. Basterebbe che ci dessero un attimo retta, che leggessero poche cose. Detto questo, e scusandomi per la polemica, di cui peraltro permettetemi vado sempre fiero, abbiamo alcune domande. Allora, una che riguarda specificamente le società di professionisti. Un collega chiede se sia ammissibile la società di avvocati in forma di cooperativa e di cooperativa sociale. Non so se l'avvocato Renzella mi sente, perché magari lui stesso potrebbe risponderci, però c'è il microfono spento. No, ti sento perfettamente. Perfettamente, magnifico. Sì. Io penserei di sì, però lasciate la risposta. Sì. Sono ammesse le cooperative, l'unico divieto sono i trust, le società fiduciarie che permettono appunto l'esercizio della professione per interposta persona. Evidentemente questi tipi di società o di forme organizzative sono vietate, mentre le società cooperative sono possibili. Grazie. Poi c'è una domanda specifica, direi. Ah, ecco, poi si chiede se la cassa erogherà ulteriori bonus. Io non credo che sia al momento previsto, però questo tutto può accadere. Ma non è un problema di cassa. Il bonus è previsto. Questo è una diatriba che c'è stata a febbraio, a marzo, sì. Quando tu dici, no, la cassa deve provvedere. Allora, lo Stato eroga i bonus con delle modalità ben definite dallo Stato stesso.
La cassa anticipa semplicemente quello che dovrebbe essere messo sul piatto direttamente dallo Stato, che invece, come dicevo prima, fa anticipare l'ente previdenziale privato e poi rimborsa quando può. Al momento io non sono a conoscenza di nuovi bonus in arrivo, però ripeto, è un problema del nostro governo, non della cassa. Poi Certo. rispondo anche a Alberto Prego. Parisi. Sì, ecco, grazie. Volevo Maglie. rispondere anche a Alberto Parisi, ha ragione, lo so. Che c'è questo problema del tampone che nel primo periodo di fatto non era accessibile se non quando un soggetto era moribondo. E mi farò, diciamo, promotore presso gli uffici di cassa affinché sensibilizzano Unipol ad avere un atteggiamento differente nei confronti di chi ha delle certificazioni equipollenti. Tenuto conto appunto che in quel periodo il tampone era riservato soltanto ai moribondi, ohimè. Abbiamo una domanda un po' particolare di un collega che dice: sono stato carabiniere 13 anni con versamento all'INPDAP, poi posto in congedo e percepisce ora un'assegno di invalidità. A gennaio è iscritto all'albo degli avvocati e quindi cosa accade di quei 13 anni? Credo che qui l'avvocato Valle possa rispondere a questa domanda. Potrà, prego. Certo, direi che in linea di principio si tratta comunque di una domanda molto personale, nel senso che riguarda un vissuto che non conosciamo. Io mi riporto astrattamente, insomma, quello che ho accennato prima. Ovviamente tutta la contribuzione versata presso altri enti gestori non va perduta, certamente. Quindi, a prescindere dal passaggio che leggo, per cui sembra che abbiano riconosciuto anche un assegno di invalidità che non è pensione, dice il collega, bisognerebbe vedere effettivamente poi di che cosa si tratti. Tutta la ricostruzione può essere fatta al momento in cui si accede, come termini anagrafici, al trattamento pensionistico. Quindi con gli istituti che abbiamo visto possiamo sicuramente accorpare o ricostruire l'intera vita professionale. Quindi sicuramente magari nel dettaglio possiamo analizzare lo specifico caso di questo collega, però in linea generale ed astratta sicuramente si cumulano i periodi. Poi la cassa, questa forse è un'ultima domanda, ha previsto il pagamento di bonus per i colleghi che hanno contratto il virus? Questo sì, le domande devono essere notate entro il 31-12. I pagamenti avverranno dopo tale termine oppure nelle more fino esaurimento fondi? Qui questo non lo so, forse ci aiuta l'avvocato Renzella ancora, anche se è una domanda un po' particolare. Non so se... Per quello che mi risulta, ad evasione delle pratiche, non credo che sia tutto posticipato al 31-12-2020, per quello che ne so io. Non c'è nessun riferimento a questa data come, diciamo, termine oltre il quale verranno erogate le somme. Ecco, c'è una domanda sul bonus locazioni. Non si eroga se un professionista in locazione solo alcune stanze di un immobile? Sì, è vero. È Il vero. bando è stato fatto così, è riservato ai sottoscrittori del contratto di locazione, quindi la sublocazione non è prevista, però ci sono delle FAQ all'interno del sito che spiegavano, perché ormai il bando è chiuso, come procedere nel caso in cui ci fosse un sottoscrittore del contratto e più beneficiari dell'immobile, cioè doveva essere richiesto l'indennizzo dal titolare del contratto e poi evidentemente questo si doveva, diciamo, mettere d'accordo con i subloccatori, insomma. È chiaro che è una caratteristica del bando, la sublocazione è esclusa. Così come al momento non sono ancora stati programmati dei bandi per i contratti, diciamo quelli di servizi. Bene,
Abbiamo una domanda, differenza tra il calcolo pensione in regime di cumulo, un recente regolamento della Cassa del giugno 2020, e in regime di totalizzazione. Mi risulta che in entrambi i casi sia tutto contributivo, il che è penalizzante considerato che Cassa mantiene un calcolo retributivo. Non mi risulta che in totalizzazione ogni pensione si eroga pro rata come in... come nelle slide, sì, non so se è così. Credo, se ho ben compreso la domanda, la differenza tra totalizzazione e cumulo. Nel caso del cumulo, che abbiamo visto è un istituto che è stato inserito molto di recente e ha quasi soppiantato, diciamo, nella pratica, perlomeno negli ultimi anni, l'utilizzo della totalizzazione, il cumulo consente di sommare, abbiamo detto, gratuitamente tutti i contributi per il diritto alla pensione, ma a differenza proprio della totalizzazione, ogni quota del trattamento è calcolata secondo le regole di ciascun ente di gestione e non obbligatoriamente con il contributivo. Non so se posso aver risposto a questa domanda. Credo di aver interpretato in questo senso come differenza poi del trattamento tra l'una e l'altra fattispecie. Credo magari il collega Renzella, se l'ho detto correttamente, potrà confermarmi. Dunque, le slide sono ovviamente a vostra disposizione, adesso ve le faremo senz'altro avere. C'è una domanda, mi dice un collega, perché non è stato riconosciuto un credito in materia di ordinamento previdenziale, forse farà riferimento ai crediti obbligatori. L'offerta è ridotta quest'anno, qui sono stati riconosciuti dalla Commissione alcuni crediti, comunque sicuramente se parliamo di crediti obbligatori ce ne saranno ancora. Se non ci sono altre domande, dato siamo stati... Le graduatorie del bando maggio 5-2020 per i bonus spese forfettarie è previsto per tutti i professionisti? Direi di sì, mi pare di sì. Non so se ci sono delle differenziazioni. Mi pare di no. Allora, c'è un help desk relativo al ricongiungimento e riscatto anni universitari? Beh, c'è. Fin quando era possibile, se siete dell'Ordine di Milano, avevamo proprio un sito dedicato dell'ordine dove vi spiegavano un po' tutte quelle che erano le questioni. Attualmente anche l'ordine è in parte in smart working, in parte riceve qualunque istanza, ma in questo momento un pochino a scartamento ridotto. Però potete fare le domande nel sito oppure appena possibile recarvi all'interno dell'ordine. Su questo punto cercherò di essere ancora più specifico. Presso la cassa l'help desk c'è comunque. Certo, sì, infatti, sia quello c'è virtuale. Presso la cassa un help desk, sì, c'è. Bene. Nel sito trovate tutto. Poi credo che Carlo Coppola intendesse chiedere se la graduatoria nel bando numero 5 fosse uscita. Ma non, a me non risulta sia ancora uscita. Ripeto, nel sito trovate tutto. Bene. Quindi andare nel settore bandi, vedere il numero 5/2020, se c'è la graduatoria c'è anche lì. Ripeto, io per il momento ho visto quella delle locazioni. Perfetto. Vorrei ringraziare tutti a lei alla fine di questo nostro incontro virtuale. Volevo dirvi che siamo arrivati a essere 311 soltanto su questa piattaforma, più il collegamento su Facebook. Si vede che le tematiche sono interessanti e sono lieto che possa esservi stata una così importante partecipazione. Noi ci diamo da fare il più possibile anche per uno spirito di coesione di tutta la categoria. Noi siamo tanti, ma siamo anche molto forti. Io spero che la malattia non ci pieghi mai e ci dia il coraggio di andare avanti forti come siamo sempre stati. Ringrazio moltissimo i relatori, Francesca Maria Valle, ringrazio Roberto Renzella, ringrazio Lucio Liguori di aver voluto condividere questa giornata così importante. Auguro a tutti una giornata prodiga di positività
Dunque, aspettate un attimo. Io ringrazio te Giorgio e il Consiglio dell'Ordine ovviamente per l'invito, non l'ho fatto prima per iniziare l'intervento ma è sottinteso e rimango a disposizione di tutti per qualsiasi necessità in ambito di cassa. Grazie a tutti, buona giornata e mi raccomando, su un corda. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Arrivederci.